Eccoci, benvenuti alla rubrica Belli da leggere, la rubrica a cura di Todomodo per i lettori di Repubblica Firenze. Due libri, Due finalmente due novità, novità. e due Allora, novità. novità di Sellerio, Il muro, John Lanchester. Lanchester, qua. Novità di Neri Pozza, Roberto Cotroneo, Il demone della perfezione su Arturo Benedetti Michelangeli. Allora, questo Eccezionale. libro potente. Finito di leggere velocissimamente perché è un 1984 del XXI secolo. La forma per descrivere questo muro, la poesia concreta, dice lui stesso. Fa un freddo terribile, c'è stato un Da concrete, evento da concrete. il Infatti si muro, il perde il gioco di cemento. parole in inglese, ma è tradotto benissimo. Ecco. No, 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 concrete, cemento. sì. C'è stato un disastro ecologico, il livello del mare si è alzato a tal punto che le acque hanno coperto tutte le spiagge, si è costruito un grande muro intorno alla Gran Bretagna, ogni giovane deve andare 2 anni a difendere la Gran Bretagna dagli altri, deve fare il difensore per 2 anni. Se da una parte Un c'è gran una... sensore. No, 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 è fantastico. Se da una parte c'è una riflessione politica, c'è una metafora, in realtà c'è una grande storia da leggere. E quindi ve lo consigliamo, che vale la pena. Ottimo. Questo è il muro. Allora, Sellerio è sempre si bravo. lamentano, dicono fateci vedere meglio, venite in libreria che vi le raccontiamo da qui i libri, che qui li No. accenniamo. E allora, Il demone della perfezione, Roberto Cotroneo. Allora, questo irresistibile, novità attesissima. Vabbè, si parla della vita del più grande genio della musica classica, ma non solo, uno dei più grandi geni italiani del Novecento, anche solo come icona, come personaggio, come personalità. Per cui credo che la difficoltà di questo autore sia stata quella di scrivere un libro di 150 pagine, fatto di pennellate e necessariamente fatto di pennellate, perché sennò diventava un tomo infinito, anche se poi ogni capitolo ti lascia una voglia infinita di andare a fondo delle cose. Ma sono dei dettagli e delle descrizioni talmente ben fatte, che davvero è un piacere. Si legge in 3 ore e ti rimane Come sempre. dicevi, da Anche ascoltare. è un libro difficile da leggere, perché è un libro anche da ascoltare, nel senso che viene intervallato ogni 2 minuti, perché se sei costretto ad andare a prendere quella traccia di quella registrazione fatta nel 1961 negli studi Rai, per cui è un blocco. Ovviamente è troppo breve il tempo per raccontarvi tutto, e io vorrei leggervi però una frase che racconta la difficoltà che ha un grande artista, un gigante dell'arte, nel tradurre quell'arte in un mestiere. Nel fare della mia musica un mestiere provo dolore, come se fossi costretto a prostituire mia madre. Roberto Cotroneo, Il demone della perfezione.